Team Continental BS Group Carrera, stagione 2019. Siamo con il presidente Gabriele Scalmana, che invece di invecchiare ringiovanisce, perché il ciclismo tiene alto il morale e tutto quello che è organizzare una squadra importante. Grazie, grazie del complimento, però sono troppi anni, bisognerà passare la mano per dire. Sono solo no, primi 50 anni. No, diciamo, sì, abbiamo la fortuna di avere vicino degli sponsor che sono amici più che sponsor, che ci permettono di poter continuare a un certo livello, diciamo, abbastanza bene. Il 2018 vi ha dato grandi soddisfazioni, il 2019, a detta qui dei tecnici, sarà un anno ancora buono. Bindoni è proiettato, Davide Boifava è proiettato e poi anche Tololi. Teniamo i piedi per terra, per dire è stato un bel anno, abbiamo vinto delle belle corse, diciamo, ma io sarei contento a ripetere l'annata. Qui a Borgo La Quercia avete chiamato i vostri amici per presentare la formazione, una formazione di 13 ragazzi che sanno il fatto loro, e poi i ragazzi giovani, vuol dire che c'è futuro, perché i ragazzi al primo anno addirittura, vuol dire che voi guardate in alto e lontano. Penso che sia un bel gruppo, diciamo, abbiamo due o tre che hanno già fatto qualche anno con noi e adesso abbiamo inserito un po' di giovani e vediamo perché ormai siamo già pronti a partire. Per non far mancare nulla, voi organizzerete anche la vostra classica corsa diventata nazionale e sarà importante con quell'arrivo spettacolare. Quando è che verrà? È il 29 settembre. Sì, a Gavardo. Sono presenti i migliori e magari voi potrete rivincerla, perché l'avete già vinta nella storia. Sì, l'abbiamo già vinta e speriamo di far bene anche lì, diciamo. Sì, sì, confermata, diciamo, la gara. Vuoi fare un augurio a questi ragazzi? In bocca al lupo a tutti. Team manager della formazione è Massimo Rabbaglio, direttori sportivi Marco Milesi, Sergio Gosio. Il 2018, Massimo, è andato benissimo. Il 2019? Il 2018 è andato bene, ci siamo ritagliati un bello spazio nel nostro panorama ciclistico italiano con dei risultati di prestigio. 2019 vogliamo alzare un pochino l'asticella, soprattutto sulla partecipazione a delle gare all'estero un pochino più importanti rispetto a quello che abbiamo fatto nel 2018, quindi siamo già riusciti a strappare alcuni inviti importanti per gare importanti con i professionisti anche all'estero, e quindi l'obiettivo è appunto di alzare un pochino l'asticella sulle gare, sulla partecipazione a queste gare. Perché fanno bene a questi ragazzi queste esperienze con i professionisti, quando tornano fra i dilettanti poi... Sì, ma non è solo perché quando tornano con i dilettanti vanno più forte, proprio perché maturano e riescono a capire corsa dopo corsa se può essere per loro... questo sport diventare un po' il loro mestiere, quindi se non passano queste gare è difficile capirlo. Marco Milesi, hai a disposizione Alberto Amici, Matteo Bellia, poi Andrea Berzi, Tommaso Bramati, Kevin Colleoni, Raul Colombo, Filippo Conca, Lorenzo Delco, Jacopo Menegotto, Giovanni Pedretti, poi ancora Michel Picot, poi Simone Ravanelli e Stefano Taglietti, ragazzi che conosci già, tu hai già fatto esperienza nel mondo dei professionisti con le squadre Continental, l'anno scorso hai provato grandi emozioni e quest'anno anche per te saranno emozioni forti. Sì, sicuramente abbiamo appena concluso un'annata importante, un'annata che ci ha visto protagonisti su tutti i fronti e sono molto contento di questo. C'è stata una maturazione del gruppo importante e ci aspettiamo il 2019, abbiamo già debuttato comunque con ottimi risultati, ottimo comportamento dei ragazzi, e basta, ci aspettiamo un'annata ancora su questi livelli. Chi sarà la punta tra virgolette o comunque colui che risponderà a grandi livelli quest'anno? Ma sicuramente non c'è da nascondere che Ravanelli è quello che spicca un po' di più, ha più esperienza, ha un po' più qualità, è più maturo, pertanto è il nostro leader del gruppo. Però abbiamo dietro tanti ragazzini importanti, tanti ragazzi che sapranno farsi strada. Bruno Bindoni è BS Group, da alcuni anni vicino alla Gavardo,
ma lei è entrato proprio a far parte di una compagine Continental che le dà un sacco di soddisfazioni. Assolutamente sì, dal primo anno diciamo che è stato subito un bellissimo progetto voluto fortemente dal nostro team, da Massimo Rabbaglio al presidente Scalmana e soprattutto anche Davide Boifava. E questo progetto, che punta comunque ai giovani, ci sta dando veramente grandi soddisfazioni. E anche nella stagione scorsa abbiamo visto i nostri ragazzi veramente essere protagonisti sia come piazzamenti ma soprattutto con delle vittorie molto importanti, e veramente sono fiero, veramente fiero e onorato di far parte di questo team. Team che ormai è un team Continental BS Carrera, ecco, a tutti gli effetti. Il 2019 è ormai alle porte e ricalcherete l'annata passata, ma vediamo che lei spesso e volentieri è al seguito della corsa, vuol dire che ce l'ha nel sangue ormai. La corsa per me è emozione, adrenalina pura. Ho la fortuna di essere accompagnato da Marco Milesi, che mi informa su tutte le strategie, su tutte le tattiche dei ragazzi, e poi veramente l'anno scorso ci ha dato delle grosse soddisfazioni, al punto che quasi spingevamo con la macchina il Simone Ravanelli alla vittoria, e anche gli altri ragazzi. È stata veramente un'annata importante. Davide Boifava rappresenta la Carrera, ma lui rappresenta questa formazione che è stata la storia per 50 anni, il gruppo sportivo Gavardo, ora diventato BS Group Carrera Bici. Una storia importante che è qua ancora a parlare, perché la Continental parla professionisti, i ragazzi possono avere questa possibilità con queste tue biciclette. Sì, d'altronde la Continental è nata perché purtroppo in tutto il mondo corrono le Continental, e di conseguenza era giusto dare un'opportunità ai ragazzi di fare esperienza con i dilettanti e di cominciare a vedere il mondo del professionismo, se qualche ragazzo avrà le doti e se lo meriterà. Di conseguenza mi è sembrato giusto, con gli sponsor, con il Bindoni, con il presidente Scalmana, che siamo amici, di fare questo passo. E difatti Massimo Rabbaglio sta lavorando molto bene con il direttore sportivo Milesi, perciò senza nessuna pretesa speriamo, la nostra soddisfazione almeno personalmente sarebbe quella di un giorno di vedere un ragazzo che va nelle squadre di prima categoria. Queste sono le soddisfazioni che si provano. Ma voi l'anno scorso, però 2018, avete fatto un'annata non indifferente. Questo Ravanelli è andato fortissimo. Sì, l'anno scorso sono stati molto bravi tutti quanti. Quest'anno la squadra è stata ringiovanita, ho visto dei bei ragazzi importanti. Continuiamo questa strada qua, sperando, come ha detto prima, di avere la soddisfazione di vederli, che magari qualche squadrone, che abbiano il loro sogno di fare il Giro Tour Vuelta o Milano-Sanremo, che sarebbe per noi una grande soddisfazione. Angelo Tonoli, con il suo marchio, la Premac, è vicina a questa iniziativa. Ma lui ha tante storie da raccontare, perché lui con altri ragazzi hanno iniziato la grande storia di 50 anni fa del gruppo sportivo Gavardo, portando soddisfazioni che tuttora stanno mietendo su di noi. Sì, 50 anni fa ho fatto un tentativo di fare il corridore, ho avuto la fortuna di fare la prima vittoria per questo gruppo sportivo. E oggi sono qua ancora dopo 50 anni per la passione che ho per il ciclismo, a dare una mano a questo gruppo che, come speriamo, ci dia buone soddisfazioni. Scalmana chiama tutti al rapporto gli ex ragazzi, gli ex corridori, e voi rispondete perché siete una vera famiglia. Sì, io sono qua anche perché questo è un gruppo che si comporta come una famiglia. Non a caso mi hanno coinvolto e ho detto subito di sì, perché questo è un gruppo che ti fa sentire a tuo agio, che non crea pressioni, è una famiglia, come dicevamo prima. E come appunto Anni, Dancelli e Boifava hanno fatto il loro sketch in sede di presentazione, hanno veramente dimostrato che quelli del ciclismo è tutta un'altra cosa. Sì, l'amicizia, il ciclismo di allora, come l'amicizia di adesso, dimostra che l'unità di intenti fa
con l'unità di intenti si può fare tutto quello che si vuole. Claudio Tapparo è vicino a questa squadra più che mai, perché Scalmana vi chiama a rapporto e voi rispondete con vero entusiasmo però per lo sport. Sì, noi siamo vicini allo sport, devo dire che la fonderia Tapparo lo è da una ventina d'anni, sponsorizziamo nel background, ma ci siamo sempre perché crediamo a questi giovani e, come dicevate prima nella presentazione, il fatto che non sia solo un veicolo per far sperimentare lo sport, ma soprattutto un veicolo per far sperimentare la vita di questi ragazzi. Tanto più a Gavardo, la corsa di Gavardo il 29 di settembre partirà proprio dalla vostra azienda, bella, splendida questa azienda. E ti ringrazio, è una location che abbiamo volentieri offerto per questa bella iniziativa, si presta bene, siamo anche in una posizione abbastanza centrale rispetto alla corsa, quindi volentieri abbiamo accettato questa richiesta da parte del Presidente. Un augurio a questi ragazzi. Ma sono ragazzi giovani, sono ragazzi che però hanno, quello che percepivo prima dalle loro riflessioni, sono ragazzi che a me hanno dato subito l'impressione di grande maturità, quindi non hanno fretta di fare, sono molto seri, collaborano e sono un po' quei valori in cui noi crediamo, sono quei valori che a loro serviranno sia che proseguiranno nello sport, sia che proseguiranno nella loro vita lavorativa, in ogni azienda, in ogni realtà organizzativa, sono valori che sono veramente importanti per poter emergere nello sport e nella vita. Fra i tanti ospiti anche Marino Amadori, commissario tecnico degli Under 23, che non poteva mancare a questa formazione alla BS Gruppe Carrera, perché qui ci sono ragazzi maturi importanti, ma anche ragazzi più giovani. Sì, come tu hai detto, è una bellissima realtà, una squadra che ogni anno cresce, c'è un bel gruppo anche di Under 23 di un certo livello, hanno inserito dei ragazzi interessanti che hanno già dimostrato nel 2018 con i risultati il loro valore, quindi di conseguenza quest'anno mi aspetto anche da questi ragazzi qualcosa di importante, sperando che siano utili anche alla causa azzurra. Sta avendo un grosso successo il vostro modo di interpretare il rapporto con le squadre, con i ragazzi, proprio da amicizia, da famiglia. Sì, come tu hai detto, io penso che alla base di tutto ci sia la collaborazione, quello che stiamo instaurando da un po' di anni proprio con queste società, anche per il bene di questi ragazzi, perché per il loro futuro, la loro crescita, penso che la collaborazione che con la struttura della Federazione Ciclistica Italiana sia importante, e questo lo stiamo facendo e abbiamo anche degli discreti risultati anche per il bene proprio di questi ragazzi. Floriano Massardi, ex sindaco di Vaglio Terme, Scalmana, che ormai conosce da molti anni, l'ho coinvolto in questa serata dove viene presentata una formazione Continental. Sì, per la verità è già la quarta edizione che alla quale partecipo, e devo dire che mi sono avvicinato a questo sport grazie all'amico Gabriele che mi è sempre stato vicino in questa mia esperienza politica, prima da sindaco ed ora da consigliere regionale appunto in Regione Lombardia, per cui sono molto vicino a Gabriele e per questo sono onorato di essere presente anche stasera. La Lombardia sta facendo molto per lo sport del ciclismo, anche il nostro velodromo qua di Brescia e non solo. Sì, Regione Lombardia negli ultimi anni e soprattutto negli ultimi due anni ha messo a disposizione importanti risorse proprio per lo sport in generale e in particolare anche per il ciclismo, per cui direi che è di buon auspicio, cerchiamo di favorire l'avvicinamento a questa attività sana che è il ciclismo e insomma il Consiglio della Regione Lombardia è presente.